Tenemos la sede papal tomada. Mancano tre giorni all'arrivo del Papa in Cile e aumenta il livello delle proteste contro la Chiesa. Questa mattina nella capitale Santiago un piccolo gruppo di persone con un gesto clamoroso ha assaltato la Nunziatura Apostolica, la sede diplomatica del Vaticano. Una volta dentro, i manifestanti capeggiati dall'ex candidata presidenziale di estrema sinistra Roxana Miranda hanno chiuso la serratura dall'interno e per alcune ore hanno gridato slogan contro la Chiesa, contro il Papa e contro la visita di Francesco ritenuta dispendiosa per le casse statali. Come documentano queste immagini amatoriali realizzate dalla stessa Roxana Miranda, la tensione è salita all'arrivo della polizia, che è riuscita ad entrare nella Nunziatura e ha portato i manifestanti nella caserma del quartiere Providencia, dove ora sono in stato di fermo. Proprio ieri, sempre a Santiago del Cile, tre chiese sono state attaccate con bombe incendiarie. Santa Isabel de Hungaria, nei pressi della stazione centrale, Emmanuel, nel quartiere di Recoleta, e Cristo Vencedor, nella zona di Panalolén, il cui parroco Don Marcelo Cavesas denuncia è un atto codardo, spiacevole, ai danni di una comunità umile. Negli ultimi 25 anni, oltre 30 chiese, tra cattoliche ed evangeliche, sono state bruciate o assaltate. Sono per lo più atti di vandalismo in questi giorni amplificati per l'attesa di Francesco nel paese. Ma sono anche il sintomo di un perdurante periodo di crisi nei rapporti con la Chiesa in Cile, di disagio sociale, nel quale si inseriscono anche le rivendicazioni del popolo nativo Mapuche.